Allora, tra le iniziative per la promozione del trasporto pubblico e per così dire, l'agevolazione allo studio in città, oggi la ditta Playcar ha premiato 60 studenti meritevoli all'Università di Cagliari con l'abbonamento al car sharing. Il car sharing di Cagliari sta avendo un grande successo non solo a Cagliari, ma sta diventando anche una buona pratica a livello nazionale e si sta diffondendo tantissimo, gli utenti crescono tutti i giorni. Uno delle tipologie di utenti più felice di utilizzare questo sistema sono gli studenti che possono usare la macchina pur non essendo in possesso. E per questo motivo con il rettore del Zompo, con il sindaco Zedda, abbiamo elaborato questo progetto per aiutare proprio gli studenti a utilizzare il car sharing anche nella città di Cagliari. Questo naturalmente porta anche un beneficio per la città, ci sono meno macchine in circolazione e più persone che possono spostarsi condividendo l'auto. 60 ragazzi oggi sono stati premiati e potranno usare nei prossimi mesi il servizio. Loro, quando abbiamo fatto questi incontri istituzionali tra comune e rappresentanze della popolazione giovanile tutta, intanto volendo avere quale interlocutore i rappresentanti eletti, quindi non il sindaco che sceglie tra le associazioni più o meno amiche quali sono i giovani interlocutori, ma i giovani scelti direttamente su base democratica dagli studenti stessi. Quindi una vera rappresentazione di quello che è l'espressione di chi ha ricevuto una delega per rappresentare le esigenze della popolazione studentesca tutta, liceali o universitari. E loro hanno chiesto, stravolgendo appunto un elemento culturale che la mia generazione invece poneva, come vi ho raccontato, chiedevano bike sharing, car sharing, potenziamento del sistema di trasporto pubblico grazie all'intervento della nostra società, del CTM, l'accorpamento di queste funzioni sia con applicazioni tecnologiche che con tessere, erogare ulteriori servizi, rispondere alle esigenze di trasporto notturno, l'University Express che parte proprio da una richiesta degli studenti universitari, l'abbattimento dei costi sugli abbonamenti, l'estensione dell'abbonamento da 10 a 12 mesi, l'abbonamento annuale che adesso la Regione ha recepito con una delibera che è frutto proprio delle richieste che sono partite dai vostri rappresentanti. E ovviamente di fronte a un atteggiamento di questo tipo l'amministrazione, io mi sono stupito positivamente, ma era necessario cogliere questo cambio culturale e quindi mettere a disposizione servizi per la popolazione, per gli studenti, per la popolazione giovanile in generale, ma per gli studenti, cogliendo proprio queste esigenze. Su questo ci stiamo caratterizzando dal trasporto pubblico che è efficiente, con mezzi comodi, grazie alla flotta che abbiamo come CTM e ai servizi che vengono erogati dal CTM, grazie all'intervento di privati che hanno portato all'attenzione del comune iniziative come il car sharing e lo scooter sharing, perché è uno dei primi in Italia. La mobilità elettrica, sono arrivate l'altro giorno le auto della Polizia Municipale, totalmente elettriche che presenteremo a breve, gli scooter elettrici. Questo ha determinato sia il fatto che siamo riusciti come città a scalare le classifiche, tra il 2011, 38esimi, oggi decimi in Italia nel 2015, anzi quindi un dato già dell'anno scorso, vedremo che cosa accadrà quest'anno nella classifica e nella competizione positiva tra città. Consiglieri, mi sembra che questo fatto di vivere l'università non come un qualcosa che pesa, ma come un qualcosa di valore, al di là del fatto che l'università è un valore di per sé, ma viverlo dentro la città in maniera sempre più condivisa, in maniera sempre più interattiva e in maniera da contribuire a far crescere città e università reciprocamente, a me sembra che questa sia una cosa doverosa. Abbiamo iniziato a farle, siamo migliorati e miglioreremo ulteriormente perché abbiamo altre iniziative che avevamo in cantiere e che si stanno concludendo in questi giorni. E credo sia un bene per la città, un bene per i cittadini e un bene per i nostri studenti, perché sentirsi, diciamo, considerati e non sopportati è una cosa bellissima, è una cosa importantissima.
E questo sta venendo fuori, no? L'idea della città che si muove in questa direzione. Per cui...